Venerdì 8 gennaio, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TRG. I vaccini che aumenteranno in quantità, questo è uno degli argomenti del giorno perché è stato dato il via libera al vaccino Moderna e dunque dalla fine della prossima settimana, ha detto il commissario all'emergenza nazionale Arcuri, saranno disponibili, dicevamo, già a partire dalla prossima settimana e quindi a seguire. Sono quei vaccini, il Moderna, ai quali si guarda in particolare per la vaccinazione, ad esempio degli ultra ottantenni hanno meno difficoltà ad essere conservati, non necessitano di temperature al di sotto dei 70 gradi centigradi sotto lo zero. Questo è uno degli argomenti, ma il dato di fatto è che in Italia si è fortemente preoccupati per quella che ormai sembra essere una inevitabile terza ondata. L'Umbria si porta avanti con il lavoro e vedremo, aumenta il numero di terapie intensive, entro febbraio saranno 183, proprio per non essere sprovvista in caso di emergenza. Intanto oggi è la giornata in cui verrà varata la nuova mappa colorata, diciamo così, dell'Italia per scoprire le regioni a partire da lunedì che tipo di colore avranno e in base al colore che tipo di attività saranno consentite oppure no. Chiaramente si attende anche di conoscere qualche dettaglio su, in Umbria, il prossimo lunedì, il rientro in classe o meno degli studenti delle scuole superiori. Chiaramente i fatti americani, anche questi, sono in primo piano nei quotidiani nazionali, li andremo a vedere tra poco. E allora questa è La Nazione che apre con il titolo: da febbraio vaccini ad anziani e prof. Entro 10 giorni le prime 100.000 dosi di Moderna, questo nuovo vaccino che a questo punto è stato immesso nel mercato. Preoccupa perché di fatto la quota, le 100.000 dosi, sono meno di quelle inizialmente previste. Caos scuola, la Lombardia rinvia l'ingresso nei licei. La fotonotizia chiaramente ci porta negli Stati Uniti, dove si sta pensando ad una destituzione di Donald Trump. Dai territori dell'Umbria, Terni, frana sui binari, e questo è stato uno degli argomenti di cronaca di ieri, treno deraglia, minuti di terrore, è avvenuto sulla linea ferroviaria tra Terni e Foligno. E poi per gli appassionati della caccia c'è l'ordinanza della Tesei in Umbria, cadono i confini tra i comuni umbri. Ancora dal Ternano, calci e pugni ad un disabile per rubargli il portafoglio, lo troveremo proprio nelle pagine di cronaca locale. La testata del Messaggero anch'essa ha un'apertura divisa in due parti: da un lato i fatti americani, Trump ipotesi destituzione e vedremo come potrebbe essere possibile farlo, e poi i vaccini a scuola, il piano di primavera, il governo valuta di anticipare la profilassi, professori ed alunni che potrebbero essere vaccinati prima degli under 70. Intanto recovery plan al 50%, i fondi per il sud, la spinta al PIL potrebbe arrivare al 3%. Ricordate i vandali olandesi che nel 2015 fecero gran danno in Piazza di Spagna? Sono stati condannati i vandali della Barcaccia. L'oltraggio, questa è la foto che ricorda, l'oltraggio dei tifosi olandesi alla Barcaccia nel 2015, siamo chiaramente a Roma. Andiamo a vedere qualcuna delle pagine nazionali, partendo proprio dai fatti internazionali e quindi dalle vicende americane. Oggi tutti i quotidiani chiaramente continuano a commentare gli esiti dell'assalto al Congresso da parte dei sostenitori di Trump. È pericoloso, via
In nome della Costituzione scatta l'operazione per rimuovere Donald Trump. Il procuratore generale della capitale federale Washington ha detto di non escludere dei capi di accusa nei confronti di Trump per aver incitato la rivolta. Ricordiamo che Trump è ancora nel pieno dei suoi poteri per le prossime 2 settimane, e allora però quale potrebbe essere l'ipotesi per destituirlo? Si fa appello al 25° emendamento della Costituzione americana, quello che in sostanza recita, ve lo andiamo a leggere, la destituzione del presidente qualora la maggioranza del governo in una riunione convocata e presieduta dal vicepresidente stabilisca l'incapacità del presidente. Avvenne già nel 1974 quando venne sostituito Nixon dopo lo scandalo del Watergate, e allora vedremo poi se alla fine si andrà su questa soluzione. Intanto in Italia le ripercussioni di quello che è avvenuto negli Stati Uniti, Giuseppi e l'imbarazzo per l'amico americano. Giuseppi, lo sapete, è il modo in cui Trump aveva chiamato in un Twitter il presidente Conte. I renziani in particolare attaccano la moderazione del premier nel commentare gli scontri. Secondo i renziani, nasconderebbe un patto segreto con il presidente degli Stati Uniti, ma insomma anche questo staremo a vedere. Vediamo ora a casa nostra, parliamo di Covid e soprattutto di vaccini. Eccole qua le dichiarazioni del commissario, e lo vedete in questa foto, il commissario Arcuri, commissario all'emergenza. Arrivano i vaccini per gli over 80 e gli insegnanti, ma prima di un mese non se ne parla. Arrivano infatti alla fine della prossima settimana, quindi tra il 15 e il 16 gennaio, le prime 50 fiale di Moderna, il vaccino che verrà destinato appunto agli over 80, ma sono poche rispetto a quelle che ci si aspettava. Altre 50.000 arriveranno la settimana ancora successiva rispetto a quella del 15 gennaio. Diciamo che Arcuri su questo argomento insomma si è detto preoccupato, anche se ha affermato non siamo in ritardo. E poi la situazione della vaccinazione nelle singole regioni. Ricordiamo che attualmente si sta utilizzando il vaccino Pfizer. Come vedete, abbiamo per il momento iniettato il 42%, 42,1 per l'esattezza, percento delle dosi che abbiamo a nostra disposizione. Ne sono state infatti consegnate 919.425, ne abbiamo utilizzate, quindi sono state inoculate 387.527. La regione che vaccina di più, quella che in qualche modo è anche più rapida, è il Lazio, seguita da Veneto, Emilia Romagna, Sicilia, Lombardia, Campania, Toscana, Piemonte. Il tasso, diciamo la percentuale di vaccinazione in Umbria è al 49,7%, nel Lazio è al 55,8%, nel Veneto è al 57,7, e poi insomma la Toscana per esempio ha superato quasi il 59% di vaccinazione. Andiamo avanti e parliamo di pandemia, in particolare vediamo i dati, come sta andando la situazione, com'è la situazione in Italia. Ebbene, la curva del contagio purtroppo è in risalita, dunque si va verso una nuova stretta, mezza Italia rischia di tornare arancione. Allora segnaliamo che ieri erano ancora purtroppo 414 i decessi registrati, le terapie intensive tornano con il segno più, c'erano più 16 persone in terapia intensiva rispetto ai giorni precedenti, così come è in salita il numero di ricoveri, di più 117 unità nella sola giornata di ieri. E allora prossimamente, in realtà nelle prossime ore, perché è atteso per oggi il decreto, dovremmo aspettarci da lunedì 11 gennaio una nuova stretta. Questa è un'ipotesi di classificazione
che viene presentata dal Messaggero, quindi va presa chiaramente con le molle, proprio perché è un'ipotesi. Allora, sono arancioni tutte quelle regioni che hanno un indice di contagio oltre quota 1 e quindi molto probabilmente saranno arancioni la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Liguria, le Marche, lottano, diciamo così, e saranno rosse alcune regioni. Qui c'è una ipotesi ancora di rosso per Veneto, per il Friuli, ma anche l'Umbria, come vedete in questa mappa, potrebbe essere rossa se sfondasse quota 1,25 di RT, quindi diciamo se la batte tra l'arancione e il rosso. Ugualmente ipotesi di rosso per Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il nodo sarà, come è noto, sciolto oggi. Il titolo è chiaro: scatta l'allarme ricoveri, il Veneto rischia il rosso, il giallo del Lazio è in bilico. Allora, intanto le ipotesi di che cosa succederà da lunedì: vietato muoversi quasi sicuramente tra le regioni verso la proroga al 31 gennaio per questa decisione, quindi resterà lo stop agli spostamenti, continuerà il coprifuoco e quindi dalle 22 alle 5 del mattino. Festivi e prefestivi, il nuovo decreto che verrà varato estenderà il sistema del weekend della zona arancione per tutto il mese di gennaio, cioè spostamenti tra comuni e regioni vietati, bar e ristoranti chiusi per l'intera giornata, negozi aperti, questa è l'ipotesi. E poi però potrebbe essere varata anche un'area bianca per quelle zone che sono sostanzialmente, se non COVID free, comunque che hanno un indice di contagio assolutamente molto basso. E vogliamo leggervi questa pagina perché l'idiozia ovviamente non ha padre e madre, naviga ovunque e appartiene a chiunque, ma magari se la si legge, la si conosce, forse si prova ad evitarla. Allora, è accaduto, e la notizia è rimbalzata un po' ovunque, è accaduto a Dicomano, siamo in provincia di Firenze, dove in una RSA è stato vaccinato nonno Basilio. Vedete questo signore che ha 103 anni, vive in una casa di riposo ed è stato vaccinato. Ebbene, la cosa è avvenuta in realtà in tante RSA d'Italia, poi dal nostro sito vi faremo vedere che è accaduto anche a Gubbio, ma la cosa davvero sconveniente sono i commenti sui social che sono esplosi alla pubblicazione di questa foto. Gli cosiddetti haters, gli odiatori, dovevi darlo ad altri. Allora, vi facciamo leggere qualcuno dei commenti per capire di che cosa parliamo. Hanno scritto: a 103 anni doveva essere lui il primo a rifiutare il vaccino. Oppure un altro commento illuminante, direi, almeno potevano aspettare che fosse positivo. Ancora un altro commento: ma ti rendi conto, sempre negativo e gli fanno il vaccino, roba da matti. Oppure qualcuno lo ha definito cavia sua insaputa, e poi ancora poverello, se è arrivato fino a 103 anni non ha certo bisogno del vaccino in questo momento. E poi c'è anche chi usa l'ironia: avete ragione, facciamo morire i quarantenni, vacciniamo i centenari perché così ci possono insegnare come si accende una lampada a petrolio. Ogni commento lo evitiamo perché credo che si commentino da soli. Andiamo avanti e ancora dalle pagine del Messaggero: gli scienziati chiedono rigore, chiudere a singhiozzo fa danni, sotto accusa il tira e molla dei colori, una giostra che disorienta. Lo ha detto, tra gli altri, Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute Roberto Speranza, ma anche Pregliasco, Maldestri ha detto Pregliasco,
gli ultimi tentativi di lockdown non hanno offerto certezze. Due giorni rossi, tre giorni arancioni e gli altri giorni gialli di fatto non hanno dato il risultato che ci si aspettava. Intanto in Lombardia Letizia Moratti è il nuovo assessore al welfare. Vi facciamo leggere dal Messaggero anche un'intervista oggi all'imprenditore umbro Brunello Cucinelli, che martedì apre a Pitti Uomo presentando la collezione online. Abbiamo bisogno di vestirci bene e finalmente uscire da questa crisi. Adesso ripartiamo dall'Italia. Questo è il senso del suo intervento. Andiamo alle testate regionali. Questa è quella del Corriere. La Presidente Tesei, pronti per la terza ondata, arrivano altre 44 terapie intensive in moduli prefabbricati, ma lo vedremo tra poco in un servizio. Intanto ieri tanta paura nella linea ferroviaria Orte-Ancona, in particolare tra Terni e Foligno, dove vedete questo convoglio è stato investito praticamente da una frana. Tanta paura, ma per fortuna nessuno si è fatto male. E poi anche ad Assisi precipitano massi giganteschi, due abitazioni sono rimaste a rischio. E poi ghiaccio sulle strade, tamponamenti, camion ribaltati per il ghiaccio. Ieri mattina è stata una mattinata davvero complicata. La testata della Nazione, la testata in questo caso regionale, Covid terapie intensive a quota 183, anche qui l'apertura è dedicata a questo, così come l'altra notizia appunto è il deragliamento del treno dove a bordo c'erano 70 persone tra Terni e Foligno. E ancora oggi le opinioni di bar e ristoranti alla disperazione, i nostri clienti sono frastornati, il problema dei tamponi in classe da fare subito, bisogna aspettare altri 10 giorni per poter lavorare su questo. E in Umbria come siamo con il contagio? L'RT, cioè l'indice di contagio, è a quota 0,9, quindi siamo al limite, probabilmente guadagneremo quasi sicuramente la zona arancione, non è detto però insomma che poi guadagniamo quella rossa, speriamo di no. E poi Città di Castello, alla Muzzibetti il focolaio non si spegne, sono 100 gli infetti. Ancora, ancora il caso del finanziere che era finito in carcere per corruzione, e poi pugni e calci ad un disabile per rapinarlo, lo leggeremo nelle pagine di cronaca di Terni. Questa poi è la testata del Messaggero. Come vedete anche qui l'apertura è dedicata al Covid, task force contro la terza ondata, per febbraio saranno pronti questi 44 letti in più di terapia intensiva, un investimento da oltre 8 milioni di euro. La foto del deragliamento del treno. E poi si indaga sulla morte di una ragazza di 22 anni trovata morta in casa, l'ipotesi è quella che abbia contratto un batterio. E poi scuole, aspettiamo i dati dei nostri esperti, così ha detto la Presidente Tesei ieri in conferenza stampa in merito a lunedì. Potranno tornare in classe gli studenti delle scuole superiori? Lo si vedrà e presumibilmente potremo scoprirlo nella giornata odierna. Andiamo alle pagine proprio regionali. E allora questo è il Corriere dell'Umbria. Andiamo qui rapidamente perché poi vediamo un servizio su questo. Pronti per la terza ondata, arrivano nuove 44 terapie intensive. Come dicevamo, l'RT c'è chi lo calcola già sopra l'1, ci sono più focolai, insomma il rischio per l'Umbria della zona quantomeno arancione. I dati aggiornati alla giornata di ieri, ci sono stati in totale 321 ricoverati, di cui 44 in terapia intensiva, e i nuovi positivi ieri erano 64, un dato in discesa. Gli studenti vogliono tornare in classe, nuove manifestazioni per sollecitare il rientro delle scuole superiori, ma anche ieri
tra i ragazzi delle medie non sono mancati assembramenti. E poi l'Agenzia per le Dogane, agevolazioni sulle accise per 29 milioni di euro, e lo leggeremo tra poco maggiormente nel dettaglio, contributo di 1.500 euro per i lavoratori autonomi. Dal 14 gennaio è possibile presentare le domande. L'altro argomento del giorno, l'abbiamo visto, la frana che ha invaso i binari, ha fatto deragliare un treno sulla linea ferroviaria Orte-Ancona, esattamente la zona è nello Spoletino, esattamente a Giuncano, il treno si è trovato davanti una frana, il macchinista è rimasto contuso, 70 passeggeri che erano a bordo sono stati soccorsi ma nessuno era ferito, sono stati costretti a tornare a Terni, e vedete questi sono gli interventi dei vigili del fuoco. Intanto sul rischio idrogeologico, che sapete in Umbria essere sempre molto alto, ebbene la presidente Tesei fa appello al governo, la protezione civile valuta anche l'allerta arancione perché sono attese altre precipitazioni a carattere di pioggia e neve sia domani che domenica, ma lo vedremo chiaramente nel meteo. Ieri l'ordinanza della presidente della regione sulla caccia, si può andare a caccia fuori comune, ma attenzione che questo è consentito solo per chi è residente in Umbria, chiaramente non per chi viene a cacciare in Umbria da fuori. E poi ancora per gli altri quotidiani, quello era il Corriere dell'Umbria, questa è la Nazione, rivediamo le stesse notizie che vi abbiamo già presentato: deraglia il treno per Spoleto, terrore tra i passeggeri, queste sono le foto proprio del deragliamento, il treno che si è trovato ad impattare contro una frana sui binari. E ancora c'è allarme ad Assisi, parliamo di dissesto idrogeologico, cadono tre enormi massi che provocano anche danni alla condotta del gas, vengono evacuate le case. I sindacati sul piede di guerra per il fatto accaduto sui binari nello Spoletino, binari arretrati, serve sicurezza. Ancora la Nazione, anche titola sul Covid, indice RT al limite, ora è pari allo 0,9, ma se si sale ancora si va in zona arancione, mentre il grafico che vi facciamo vedere ci indica l'andamento dei ricoveri, che come vedete continua comunque sia a salire, quindi è chiaro che questo qualche preoccupazione la sta preoccupando, la sta creando. Vi facciamo vedere nel focus che Gualdo Tadino ha il tasso medio di positivi in Umbria più elevato, attualmente 4,66 ogni 1000 abitanti, c'è la situazione, quello medio, mentre c'è la situazione di Gualdo Tadino che preoccupa perché ha un tasso di contagi di 11,51, cioè la media è 4,66, a Gualdo è 11,51, capite che sono oggettivamente tanti. Andiamo avanti, le terapie intensive, 183 posti totali pronti per la terza ondata, tra poco vi facciamo vedere il servizio. Lo stesso titolo sul Messaggero, proprio sul potenziamento delle terapie intensive entro il mese di febbraio. E poi ancora scuole per una decisione corretta, aspettiamo i dati dei nostri esperti, questo ha detto ieri la presidente Tesei, oggi è attesa l'ordinanza per il rientro da lunedì in classe degli istituti superiori. E infine sempre dal Messaggero, anche qui chiaramente il titolo sul deragliamento del treno, qui la foto rende bene l'idea di che cosa è accaduto, il Roma Foligno deraglia per una frana ma sono salvi 70 passeggeri. Allora, prima di andare nel dettaglio, vediamo appunto che cosa ieri la presidente Tesei in videoconferenza insieme al commissario per il Covid, commissario nazionale Arcuri, ha annunciato in merito alle terapie intensive.
Entro il 20 febbraio prossimo l'Umbria potrà disporre di 183 posti di terapia intensiva per affrontare un'eventuale fase 3 della pandemia da Covid, grazie anche a moduli prefabbricati con 44 postazioni messe a disposizione dalla struttura del commissario Domenico Arcuri. Ad annunciarlo la presidente della regione Donatella Tesei nel corso della videoconferenza odierna regionale. All'incontro hanno preso parte anche i vertici della sanità umbra e lo stesso Arcuri, che ha parlato di esempio di virtuosa collaborazione istituzionale ed esempio di come possono lavorare insieme. Per Tesei l'Umbria è una regione che ha saputo resistere all'attacco feroce della seconda ondata della pandemia Covid e la chiave, ha aggiunto, è stata la capacità di risposta dimostrata. La presidente ha spiegato che sono già 157 in questa fase i posti di intensiva disponibili, triplicati rispetto ai 59 di partenza del novembre 2019. I moduli della struttura commissariale sorgeranno presso gli ospedali di Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello con un investimento di oltre 8 milioni di euro. Il commissario Arcuri ha sottolineato che quando la campagna di vaccinazione per il Covid si concluderà, sarà la sola via per farci uscire tutti e definitivamente da questa emergenza. Tre le componenti indispensabili, analizza Arcuri. C'è bisogno che i vaccini vengano somministrati e quasi tutte le regioni, inclusa l'Umbria, stanno facendo un lavoro straordinario. In una settimana, difatti, in Italia abbiamo fatto 320.000 vaccini. C'è bisogno poi che il governo metta in campo un apparato logistico organizzativo per il quale le dosi arrivino prima possibile, e questo lo abbiamo fatto tutti insieme e sono molto soddisfatto. Infine c'è bisogno che i vaccini ci siano e ci arrivino, e questa dotazione non è ancora sufficiente. Tutti noi dipendiamo dalle autorizzazioni degli enti di certificazione europei. La prospettiva è di lasciare all'Umbria una rete ospedaliera più efficace rispetto a quella pre-Covid, conclude Arcuri, e questo sarebbe un ottimo risultato che guarda finalmente al futuro. Il direttore regionale della salute, Claudio Dario, ha presentato il progetto di estensione di 44 posti in terapia intensiva, che si basa su 4 moduli prefabbricati con le necessarie strumentazioni. I posti saranno distribuiti fra Perugia 10, Terni 12, Città di Castello 10 e Foligno 12 per un investimento governativo complessivo di quasi 8,2 milioni di euro. La consegna prevista dell'appalto è fra il 19 e il 24 febbraio. Per quanto riguarda la necessità di assumere ulteriore personale sanitario, Dario spiega che per le intensive c'è un vincolo di specialità imposto dalla normativa, ovvero la presenza di anestesisti. Continuiamo a fare bandi per reclutarli, sottolinea Dario, anche tra stranieri e pensionati, e stiamo anche valutando la possibilità di costituire equipe miste e modelli organizzativi diversi da proporre anche a livello nazionale. Andiamo avanti con le pagine dei quotidiani online, dei siti internet. Questo è Umbria 24, come vedete l'apertura: in Umbria entro febbraio altre 44 terapie intensive, quello di cui parlavamo poco fa. E poi picchiano e rapinano disabile sotto casa, avviene a Terni. Coronavirus in Umbria, altri 3 decessi ieri, i nuovi casi erano 64. E poi caccia l'ordinanza della Tesei. E ancora Covid-19, contributo di 1.500 euro per i lavoratori autonomi. Tra l'altro questo è proprio uno degli argomenti che tratta Perugia Today, lo vediamo, la regione contro la crisi da Covid, 1.500 euro agli autonomi, parte la corsa per la domanda, ecco come fare per ottenere questo contributo. E poi TRG Media che ci fa invece vedere il volto di una nonna della casa di riposo Toschi Mosca, si chiama Maria Bei, ha 100 anni, ieri è stata vaccinata, e allora noi davvero le facciamo tanti tanti auguri. Andiamo a vedere le pagine locali, in particolare partiamo dal Corriere dell'Umbria. Ristoratori esasperati, c'è chi fa la serrata, ma l'umore è diffuso per le chiusure a singhiozzo imposte dal governo. Il coordinatore del Mio Umbria, Guidi, si fanno beffe di noi, navigheremo a vista, venuta meno tutta l'opera di programmazione. Capiamo che effettivamente così non è facile lavorare, se non addirittura impossibile. Altro argomento, sempre dal Corriere dell'Umbria, parliamo del caso Suarez all'Università per Stranieri, le prof sulla prova sotto indagine, Cese intiende, questo era una delle frasi che si sono scambiate
scambiate e che sono state raccolte dalle intercettazioni. Le intercettazioni sul dottorato di ricerca tra Spina e la protettrice. Per i PM c'erano all'interno dell'università per stranieri delle logiche spartitorie, così sono state definite. Negozio aperto in centro per l'Epifania, sono intervenuti i vigili urbani e poi accusata di ricettare tablet, non era in città, viene assolta una donna di Isernia a giudizio per un furto avvenuto a Perugia, ma lei non c'entrava nulla. E poi sicurezza, siamo nel territorio di Panicale, nuove telecamere lungo le strade. Entro l'anno verrà completato il sistema di videosorveglianza grazie a 90.000 euro del Ministero dell'Interno. Sono 22 gli occhi elettronici già attivi. A Città della Pieve è iniziata la vaccinazione nella residenza protetta. Vedete un anziano che viene vaccinato. Cambia a Passignano la raccolta dei rifiuti, previste anche assemblee online. E poi ancora dal Corriere, qui siamo ad Assisi. Pronti 3 milioni per la Rocca Maggiore. I lavori partiranno a metà mese. Previsti il recupero della torre poligonale e del camminamento protetto. Ancora a Bastia Umbra, ubriaco al volante, per lui la denuncia, la patente ritirata. Assalto al Campidoglio di Washington, Nancy Pelosi recita San Francesco: dove c'è disperazione possiamo portare speranza. Questo ha detto la speaker della Camera americana. Siamo nel territorio di Todi e Marsciano, in particolare siamo a Marsciano, ricostruzione, fondi per 400 edifici, previsto il finanziamento per seconde case, annessi ed edifici inagibili al momento del sisma del 2009. A Todi, aula didattica innovativa a Pantalla. E poi ancora la protezione civile di Todi porta aiuti alla Croazia colpita dal terremoto. Sempre dal Corriere dell'Umbria, cambiamo territorio, andiamo in Alto Tevere. Qui la preoccupazione è forte per la casa di riposo Muzzibetti, 74 ospiti positivi al Covid, 26 operatori sanitari. La Proloco di Piosina intanto dona mascherine. Sinistra per Castelli e PD a confronto per il dopo Bacchetta, forze politiche già al lavoro. E poi agricoltura sociale, via libera dalla Commissione Europea. Città di Castelli è capofila del raggruppamento che comprende municipalità spagnole e portoghesi. Ancora andiamo nel territorio anche tra poco di Umbertide, ma leggiamo ancora da Città di Castello, residenti si allontana quota 40.000, a 31 dicembre la popolazione ha raggiunto quota 39.059 unità, i nuclei familiari sono 16.922. A Lisciano Niccone lavora alla scuola primaria e all'asilo. E poi a Umbertide una lotteria per aiutare la lotta contro il cancro. E ancora da Città di Castello, omaggio di Gipsy Fiorucci a Lennon. Andiamo nel territorio eugubino, sfidano il lockdown per andare a pregare sulla tomba di Sara, parliamo della tomba di Sara Mariucci, nel registro delle presenze decine di visitatori anche dall'estero durante le festività. Multato bar, si consumava all'interno, la dipendente era anche senza mascherina, premio logistico alla LC3 e poi Ceri, programma ridotto per la giornata dei Sant'Antoniari il prossimo 17 di gennaio. Tromba d'aria alla Tagina, oltre 1 milione di danni. E poi il vescovo sorrentino inizia la 3 giorni di pastorale a Valfabbrica oggi alle 12.45. Ieri è stata una giornata tanto complicata per viaggiare, nelle prime ore soprattutto. Questa è la foto di quello che è accaduto lungo la statale Flaminia, dove nelle prime ore, prima ancora dell'alba, si è ribaltato un camion per il ghiaccio sulla strada. E poi Lea Spagualdo è tornata a Covid free, negativi tutti i tamponi degli ospiti. Siamo a Foligno, troppi problemi a Capodacqua, si intervenga, il comitato scrive al comune per i disagi legati ai lavori del PIR. E poi Carroccio impreparato sulla vicenda delle OMC, attacco del PD, patto per Foligno e Foligno 2030. E poi la tragedia, si toglie la vita a 38 anni purtroppo buttandosi dalla finestra, è morto Amedeo Bianchini, per anni segretario vescovile. E poi la pandemia non ferma i lavori della cattedrale di San Feliciano. Sempre dal Corriere, siamo sempre nel territorio di Foligno, velodromo
nell'impianto di via Monte Prefoglio. Il progetto sul tavolo del comune. Petrini, presidente dell'Unione Ciclistica, dice: siamo pronti a collaborare. A Spello la biblioteca Prampolini ha riaperto al pubblico, c'è il prestito su prenotazione. A Spoleto allarme ghiaccio e scuola chiusa a Monte Leone. Guardate le foto che ci fanno vedere davvero degli scenari suggestivi ma anche complicati da vivere. Ancora a Spoleto, pioggia sì, ma il problema è l'accesso ai fondi del PSR. Paolo Massari ha abbandonato l'azienda di famiglia per acquistare 60 pecore ad Agliano. Una vera e propria scelta di vita, ed eccolo in questa foto. Ancora siamo sempre nel territorio spoletino. App per valorizzare il patrimonio artistico. Sarà possibile vivere esperienze tridimensionali su smartphone e tablet. 32.000 euro di investimento per raccontare in modo diverso i musei della città e della Valnerina. A Terni, strada ghiacciata, carambola tra sette mezzi sulla E45. E poi questa storia che vi abbiamo letto in apertura solo sui titoli, la leggiamo qui. Disabile aggredito e rapinato nell'androne di casa. I carabinieri arrestano una coppia che ha sbattuto in terra e malmenato un 51enne sceso a gettare la spazzatura. E guardate, questo è un frame della videosorveglianza dove sono stati riconosciuti i banditi che hanno aggredito questo 51enne. È stata compiuta, dicevamo, nei confronti di un uomo che cammina a fatica, si aiuta con un carrellino e ha anche difficoltà a parlare. I due accusati del colpo sono una ternana di 20 anni e un tunisino di 42 anni. Davvero anche queste storie da non credere. Siamo sempre nel territorio di Terni, costone di terra franato sulla strada, è stata disposta un'indagine idrogeologica. E poi ad Avigliano Umbro, trovato un bambino positivo ai test, evitato potenziale focolaio scolastico. Infine dal territorio di Narni ed Orvieto, siamo a Narni, rifiuti, tariffa puntuale, ci saranno i mastelli con il codice a barre. A Orvieto torna la fiera rionale dei piccoli produttori agricoli. Ad Ameria, lavori pubblici, 6 i cantieri aperti tra centro e frazioni. Questo era il Corriere, andiamo al Messaggero. Qui siamo a Perugia, Rocca e Giardini Carducci, arriva il parapetto anticadute. Le protezioni saranno piazzate anche al belvedere di Piazza Scotti. Dopo gli incidenti degli anni scorsi, Palazzo dei Priori ha trovato i soldi. Capodanno per la Proponte, successo del concerto online. E poi spettacolo a San Giovanni del Pantano, due lupi hanno attraversato la zona. Guardateli, proviamo ad aprire maggiormente le immagini. Sono stati fotografati chiaramente da lontano, ma sono riconoscibilissimi. Ancora dal Messaggero, Pallotta e Parco Sant'Anna, spaccate pusher, basta, assalti alle auto in sosta, riprese dalle telecamere, i residenti sono furiosi, servono più controlli. A Bastia è stato fermato un uomo ubriaco alla guida dell'auto. E poi c'è questa ragazza di 22 anni che è stata trovata morta in un appartamento a Perugia, l'ipotesi è che sia stata vittima di un batterio killer. Agenzia delle Dogane, sostegno da 30 milioni alle aziende. E poi il taglio delle piante pericolanti blocca la zona del Bulagaio. Assisi cede costone, case minacciate, uno dei massi distrugge un serbatoio di GPL, innesca una fuga di gas, timori per alcune abitazioni. Tutto è accaduto in località Paradiso, frazione montana di Assisi. E poi a Gualdo Tadino, ieri era una giornata un po' complicata davvero, nelle prime ore della mattina per poter circolare, le strade erano ghiacciate e infatti una macchina è sbandata ad altezza del cosiddetto Ponte Nuovo e il parapetto
in muratura è caduto. Per fortuna nessuno si è fatto male, poteva essere davvero un bilancio peggiore. Gubbio sul bilancio del comune, pesa la partita legata al contratto del gas. E poi a Città di Castello, ecco la card degli sconti per gli over 60. Andiamo a Foligno, rifiuti abbandonati, prese di mira via Montello e via della Fornacetta. Lacrime e cordoglio per la morte di un quarantenne a Foligno. Sportello di supporto psicologico alla Alighieri è una delle novità a Nocera Umbra che riguarda l'istituto onnicomprensivo Dante Alighieri. E poi c'è spazio anche per lo sport, ve lo anticipiamo, stavolta l'uomo del derby non ha fatto la differenza in campo, Filippo Fondi, lo vedete nella foto, in campo contro il Cannara. Spoleto, per rendere la città più sicura arrivano 30 telecamere, il sindaco in pressing sul TAR, sulla questione dell'ospedale, poi attivato un numero unico della Prociv per il Covid, neve, ghiaccio, tanti disagi, a Monteleone la scuola è rimasta chiusa. E poi ancora da Terni, calci e pugni al disabile per rapinarlo di 160 euro, ma l'abbiamo già letto. Frana di Colle Obito, rebus sui lavori da fare, povertà, i soldi della regione per i premi ai dipendenti comunali, la lotta alla povertà gonfia gli stipendi dei dipendenti comunali. In burocratese si parla di fondo incentivante per le funzioni tecniche, in termini pratici 15.000 euro che invece di essere utilizzati per sostenere le persone in povertà sono finiti in busta paga. Capite che la cosa non è stata molto gradita. A Narni, anche Narni ha la prova della tariffa puntuale. E poi, sempre dal Ternano, Città della Salute, retromarcia dell'ASL, il direttore generale De Fino si farà, ma dobbiamo valutare l'impatto della soluzione INAIL, preferisco l'autonomia. E poi Angela, il vaccino a 98 anni, ho lavorato l'acciaio, dice, non ho paura. E queste sono delle belle testimonianze. Il Messaggero poi apre lo sport, ma noi lo vedremo più tardi. Adesso andiamo alla Nazione. E allora anche qui si parla degli effetti economici del Covid. I pubblici esercizi, siamo a Perugia, non ne possono più delle aperture ad intermittenza, categoria arrabbiata, clienti frastornati. Intanto il grido di allarme del MIO, il Movimento Italiano Ospitalità, saracinesche chiuse, è serrata anche oggi per protestare contro questa situazione. Tamponi in classe subito, ancora un rinvio, oggi l'esame del CTS regionale, si dovrebbe partire da lunedì 18, la giunta decide se il rientro o meno delle superiori in aula a partire da lunedì. Tutte le regole in attesa del nuovo decreto, se volete le potete leggere. Caccia, lo abbiamo letto. Noi andiamo a leggere invece una notizia che arriva dal Tribunale. Dopo le rivelazioni di una fonte confidenziale, PM Finanza assegnarono la delega Strippoli, di lì i contatti segreti con gli imprenditori. Di che cosa parliamo? Di questa inchiesta che ha coinvolto un finanziere del Perugino accusato di evitare controlli alle imprese per avere dei favori personali. Questa è l'accusa. E poi abbiamo già letto, ma vi facciamo rivedere le immagini, abbiamo già letto dal Ternano questa rapina per 160 euro ad un disabile, calci e pugni nell'androne di casa. Tutto Perugia, un drone studia i priori, sicurezza sotto controllo, lo strumento serve per i rilievi fotogrammetrici del complesso immobiliare, il comune ha avviato la valutazione di vulnerabilità sismica del palazzo. Inner Will Perugia, operazione Nonna Maria, sorrisi per gli anziani della Donini. E poi studente per un giorno, l'Università dei Sapori apre le porte. Valentino Grasselli in finale, parliamo di tennis, Lemon Bowl Under 10, ci sono dei bei successi per gli umbri. Ancora dal territorio del Trasimeno, qui siamo in particolare a Città della Pieve, dove Draghi ha passato
le vacanze. I cinghiali troppo pericolosi, scatta l'ordinanza di abbattimento a Castiglion del Lago. E poi Volpi dona la maglia al sindaco. L'arbitro ha voluto così esprimere a Città della Pieve la sua solidarietà ai pievesi. A Corciano Ellera un campo in erba sintetica per un investimento da 400.000 euro. Ad Assisi frontale tra auto, due feriti, traffico in tilt. Poi la Rosa dell'Umbria a Todi in aiuto dei terremotati croati. A Bastia Umbra il comune è pilota per la digitalizzazione del PRG. Andiamo nel territorio di Gubbio, la foto di Nonna Maria che ieri è stata vaccinata, è stata una delle vaccinate alla Casa Mosca di Gubbio. Si avvicina a Gualdo la festa del Beato Angelo, ci sono chiaramente delle restrizioni dovute al Covid. Bagnara ritrova la copertura internet e siamo a Nocera, a Gubbio troppe buche all'ingresso del parcheggio dell'ex seminario. Anche a Città di Castello, alla Muzzibetti ci si vaccina, ma intanto salgono a quota 100 i contagiati, quasi 600 le tessere di carta argento che sono state distribuite in città. Ancora dalla Nazione, un Tifernate su tre ha continuato a fare sport nel 2020 malgrado le restrizioni. La tombola ad Umbertide dell'AUC diventa una lotteria ed è stata un gran successo. A San Giustino si accede agli uffici comunali solo su appuntamento, a Monte Santa Maria Tiberina arrivano i buoni per i generi alimentari. A Foligno la Quintana vara una esposizione multimediale, c'è il progetto, è pronto il capitolato di spesa, un percorso intrigante che guarda dritto al futuro. Ancora Foligno, la Madonna di Foligno, 115 artisti all'open call, scelti membri della giuria. Trevi, Sperandia all'attacco, sui rifiuti serve uno scatto d'orgoglio. E poi ancora siamo qui a Spoleto, ve lo facciamo vedere, ecco qua, ecco i contributi per le associazioni, il dettaglio della suddivisione, botta e risposta sulla pandemia tra PD e il sindaco. E poi a Terni serve un nuovo ospedale, manna per l'area in declino. Il segretario della UIL dice crolla l'edilizia, basta chiacchiere, servono fatti. Tesei scrive al collega Emiliano sulla vertenza Treofan, interveniamo sul governo. E poi ancora via Gian Di Martalo di Vitalone, ora nella zona cambia la viabilità. E poi parcheggi gratis ad Orvieto, Lega in pressing, prorogare l'utilizzo libero può essere un aiuto concreto alla città e ai commercianti. E poi stanco delle liti coinfamiliari, rompe il braccialetto ed evade. Ai domiciliari in casa con i parenti, un 25enne di Montecastrilli preferisce farsi arrestare. Davvero c'è di tutto. Leggiamo le pagine della cultura con cui chiudiamo questa prima parte. C'è una bella iniziativa che arriva dalla carcere che vi vogliamo comunicare. Teatro in carcere, dietro le sbarre nasce Voliera, un corto del Teatro Stabile dell'Umbria con i detenuti di Capanne che fanno gli attori. Da oggi è visibile nella sala virtuale del Post Modernissimo a partire dalle ore 19. Ci fermiamo per qualche momento, tra poco torniamo con lo sport.